Il Tolentino ritrova la vittoria che mancava dallo scorso 3 novembre superando il Chieti anche in classifica. Prestazione tutta sostanza per i cremisi che hanno capitalizzato all'inizio ripresa due occasioni e hanno messo in ghiaccio una gara che hanno meritato pienamente di vincere. Buon inizio del Tolentino che già al secondo minuto si vede con capitano Ruggeri che funge lungo l'out sinistro e crossa verso Minnozzi che gira verso la porta ma Bruno è attento e para a terra. Al quinto sono ancora i cremisi a vedersi in avanti con Capezzani che trova un liberissimo Minnozzi che di testa non inquadra la porta. Gli abruzzesi si fanno vedere dalle parti di Rossi per la prima volta al dodicesimo con una punizione di Palmisano leggermente alta. Il Chieti guadagna campo e colleziona due occasioni nell'arco di due minuti. Al 27esimo cross dalla destra e girata di Fanuzzi che Rossi blocca a terra. Trascorrono 120 secondi e sugli sviluppi di un corner la palla giunge a Franchi che calcia di prima intenzione ma Rossi ancora sulla traiettoria. Al 34esimo ci riprova Palmisano su punizione ma anche in questa occasione non c'entra la porta. Il finale di tempo vede il Tolentino uscire dal guscio. Al 36esimo Minnozzi prova a sorprendere Bruno dalla lunga distanza ma il numero 1 nero-verde si salva con qualche difficoltà. L'ultima emozione la regala al 40esimo di Domenico Antonio che mira il primo palo ma coglie l'esterno della rete. L'inizio della ripresa è quello che decide il match, trascorrono 3 minuti e i cremisi passa in vantaggio. Azione insistita di Minnozzi lungo l'out sinistro e cross verso il secondo palo dove trova Capezzani che di testa infila Bruno per l'1-0. 3 minuti dopo arriva anche il secondo gol. Tiro dal limite di Rucci col pallone che incoccia su Di Domenico Antonio che ringrazia e fredda il portiere avversario. Il Chieti è tramortito e fatica a imbastire azioni d'attacco e anzi rischia di subire anche la terza rete. Al decimo Minnozzi calcia fuori, poi un minuto dopo un colpo di testa di Laborie destinato in fondo al sacco viene ricacciato fuori da Ricci. Il Chieti si vede solo al 16esimo con Di Cillo che crossa verso Sivilla che gira ma il pallone è alto di un soffio. Il Tolentino chiude tutti gli spazi e riparte in contropiede. Al 42esimo Cicconetti trova il colpo di reni di Bruno e in pieno recupero è ancora numero 1 vero verde a dire no a Strano. Tre punti importantissimi, fondamentali, guadagnati sul campo. Abbiamo fatto una partita quasi perfetta. Mi devo congratulare col mister e con i ragazzi perché hanno fatto veramente molto bene al cospetto di una squadra super attrezzata. Ripeto, noi dobbiamo fare il passo che possiamo fare, che ci possiamo permettere. Dall'inizio dell'anno, che lo dico, il Tolentino ha un budget definito e sicuramente non alto e quindi certo le cose che andremo a fare devono essere ben ponderate. È vero, quest'anno è stregato, un anno stregato, siamo vittime di infortuni ogni giorno, ogni settimana, quindi speriamo che non sia nulla di grave, però ecco, diciamo che c'è una bella contusione, quindi ci auguriamo che non sia niente di rotto, però valuteremo in settimana. Ma abbiamo fatto un errore madornale dietro e l'abbiamo pagata. Poi loro si sono messi bene dietro, hanno lavorato molto sulle loro ripartenze, ci hanno messo in difficoltà. Noi a conto nostro non abbiamo fatto niente per recuperare la partita. Ho visto un secondo tempo bruttissimo, dico la verità. Sì, si è rinforzata, adesso dobbiamo lavorare a livello dell'aspetto fisico perché parecchi non stanno ancora, tipo Sivilla non sta ancora al 100%, anche gli altri, quindi bisogna lavorare su questo. Però ripeto, non mi è piaciuto il secondo tempo. Il primo tempo bene, molto equilibrato, e ho fatto un errore individuale, poi il secondo gol non l'ho capito manco io, lo voglio rivedere, però brutto, il secondo tempo brutto, non mi è piaciuto. La salvezza c'è da lavorare, c'è da battagliare, il giorno di ritorno è un altro campionato, quindi dobbiamo chiudere domenica bene per forza, perché sennò non va bene e poi bisogna prepararci per il ritorno che è un altro campionato.